troviamo due posti, due posti sempre comodi, sempre dobbiamo stare comodi, il tuo viaggio è lungo. A me piace viaggiare, a me piace viaggiare. Ti piace? Piace a sé, piace. Fai sempre qui, fai sempre qui. Ma il treno ancora da partire. Ma io sono qui che sono partito via. Guarda quanti personaggi. Guarda chi ci sta là. Chi ci sta? Grande tronista. Che faceva? Uomini e donne. Hai detto bene, faceva uomini e donne. E ma che fa? Uomini e fogne, te ne ha ma vieni qua, vediamoci un po'. Da posto che lo sei da puzzava vicino. Scusateci, dobbiamo partire, dobbiamo partire. Ma cosa non si chiude tutto a posto? Vieni qua, Piano piano, piano piano. Buongiorno. Quanto belli posto, Bello. A noi ci hanno stupato, ma sto treno, a dove? Ubeghi. Che sto treno a dove? Ma che capi? Sto treno a dove va? È staccato per scossare. No, passa se già addo. Ma che capi? Ma se? Siediti. Dove va questo treno? Dove va questo treno? A Milano, questo treno va a Milano. Buonasera. Buonasera. La polizia chiama. Sono il capotreno. Biglietti, infatti. Io ce l'ho. Biglietti. Fatti. Sì. Li fatti tu? Ha fatto i biglietti. Tu li fatti? Che sa mangiato un quaderno. Mi faccia proprio lo scritto sul suo biglietto. Io ce l'ho, lo porto sempre appeso, sono 5-6 anni che ho questo biglietto. E tu oggi li marcalzi? No, ancora l'ha già marcato, da Maccaiz. No, scusate, questo è il mio biglietto. Che cos'è? Sì, no, sì. Se è Nutarella, è la cattaluglia, l'altra parte. Ma per cortesia. Volete prendere qualcosa? Okay. Sì, che siamo al ristorante. No, qua. Un biglietto. In realtà che io non ce la faccio più. No. Sedetemi un po'. Ma qua sta succedendo di tutto. Tutti pazzi in questo treno. Fuori binario, siamo fuori di testa, tutti quanti. Fuori binario. Fuori binario. Io faccio via il mio signore. Perché? No, vico buono, vico proprio non fuso. O cosa è successo? Ma quando? Ma si sta sfogando un poco. Ah, è uno sfogato a casa nei guaglioni senza una puzza. Sta sfogando. Dite. Non ce la fa più, non ce la fa più, è solo a voi. State a casa. Dove state? Ieri a Forrotto lo trovo a Milano. Ma è uscito a Milano. Forrotto. Fuori binario, tre. Ma voi mica pure voi artisti come tutti gli altri? No, no, non siamo artisti, siamo artisti. Siamo artisti. Diciamo. Cioè, oggi sì, no. Noi siamo cantanti comici. Sì. Più comici che cantanti. Infatti, però cantiamo canzoni comiche. Questo, più comici che cantanti. Perché? Si vede. Come si vede? Come l'occhio, si vede? L'occhio. Dall'occhio un po' più. L'occhio clinico. L'occhio clinico. Sono stato bene. Napoletani. Sì. Napoletani. Sì. E che dove vi esibite? Cioè, che Marano, Porchiano, sotto Panzano. Facciamo le tournée. Una cosa seria, risposta seria. Insomma, vuoi fare il serio o no? Lui è Gianni. Lui è Alessio. Piacere. Dicio Sciamucca. Lei Isho Sciamucca. Questo nome non vi è nuovo? No? L'ho sentito questo nome. E come mai è successo? Come mai vi siete chiamati Isho Sciamucca? E infatti lo vuoi dire. No, dillo, non lo vuoi dire. Isho Sciamucca, che qua a Napoli significherebbe. Soffia in bocca. Dico, però è un modo di dire, tra cioè quelli là che fanno le cose a umma umma, sotto sotto. Ma sta parlando in italiano in niente. Sì, Isho Sciamucca è un nome d'arte che viene da scarpetta. E infatti poi lui la domenica fa sempre scarpetto con Raul. Sì. Milano per lavoro? Per sì. Okay. Sì, sì. Dobbiamo fare uno sfratto. Tutte le strade ci hanno chiamato. Per questo? No, sul serio, che cosa dovete fare? Stiamo registrando un nuovo CD. Con 12 brani, scritti tutti ad Alessio, vero? Quindi scrivi pure le canzoni. Sì. Tutte le canzoni nostre. Complimenti. Sono mie, i testi. Bravi. Non ci fa tanto qua, ormai sta andando così. Se volete cantare una canzone, cantatela pure voi. Sì, stiamo senza fare niente, quindi non ci mangiamo una canzone. La cantiamo? Sì, però il biglietto cosa vogliate pavate? No, ma che fa? Non fa niente. Qui così fanno. Vogliamo cantare. Non dovrebbero, ma così fanno. Sì. A voi ve lo concedo perché siete simpatici. Grazie. Quale cantiamo? La ricotta vuoi fare. Quelle che state facendo. Tu non vuoi faticare, la ricotta vuoi fare, non riesci a capire senza ne unita sacca, non si può stare.
schiantato nel letto e non ti vuoi scendere. Ti sei addormentato alle sette, pensi solo a sciattare. È una capata la sveglia che ti vuole avvisare che già sono le otto e ti dovessi aiutare. Mangia un po' un mottino e ti bevi un succone. Rischiati nel letto come quattro a bastone. Poi la mamma si incazza e ti chiama zuzzimma. Tieni ancora questi occhi chiusi dalla scazzimma. Tu non vuoi faticare, la ricotta vuoi fare. Non riesci a capire senza ne una sacca non si può stare. La ricotta vuoi fare nella tua cerebella, ma parola fatica non ci può stare. La tapparella e continua a rubare. Hai sudato la luce, vuoi ancora dormire. Poi la mamma si incazza e ti chiama zuzzimma. Tieni ancora questi occhi chiusi dalla scazzimma. Tu non vuoi faticare, la ricotta vuoi fare. Riesci a capire senza ne una sacca, non si può stare. Tu non vuoi faticare, la ricotta vuoi fare nella tua cerebella, la parola fatica non ci può stare. Ma tu sei Mirko Pastore? Sì. Il cantante? Sì.